Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di parlare di Limana perché abbiamo in studio il sindaco Milena De Zanetto. Buonasera. Buongiorno, buonasera a tutti. Inizierei parlando di quello che poi i cittadini vedono un po' di più, che sono i macchinari in movimento, no? I lavori, i vari cantieri che avete portato avanti, insomma, nell'ultimo periodo. Beh, diciamo che siccome i cittadini hanno visto le impalcature davanti al municipio che sono state tolte venerdì scorso, quindi è una cosa fresca fresca, abbiamo fatto un importante intervento di efficientamento energetico e riqualificazione del municipio, appunto, con la sostituzione del tetto, anche con il fatto che abbiamo cambiato anche gli infissi completamente. È un investimento di 200, quasi 250 mila euro, quindi importante. C'è stato un po' di disagio perché chiaramente avevamo le impalcature davanti, quindi creava un po' di problema, ma adesso il lavoro ormai è completato. Quindi è un lavoro sicuramente significativo. Erano 40 anni che non veniva più interessato il municipio, il palazzo municipale, di un intervento di questa natura. Poi un altro intervento sicuramente importante che i cittadini vedono è la nuova mensa che è partita. Noi stiamo procedendo con l'idea di fare il famoso polo scolastico in cui tutto dovrà essere concentrato nella zona delle scuole elementari, perché i cittadini di Limana hanno ben presente quale zona sto citando, e lì è partito il cantiere per la costruzione della nuova mensa grazie al fatto che abbiamo potuto beneficiare di un contributo del PNRR di 630 mila euro. L'investimento è quasi 1 milione di euro, quindi il resto lo metterà il comune, ma quello consentirà di creare una mensa per i bambini delle scuole elementari e poi potranno usufruirne anche praticamente in un secondo tempo, anche a quelli delle medie volendo, e soprattutto di aumentare la qualità del servizio, perché avendo una cucina in loco e quindi anche servendo in loco i piatti, senza quindi dover fare il trasporto come adesso, il servizio migliorerà sicuramente. E questo noi ci teniamo molto al fatto che venga dato un servizio qualificante per i bambini stessi, insomma, ecco. Quindi quelli sono i due interventi, diciamo, che vedono prima di tutto sostanzialmente. Poi in realtà ci sono tanti altri piccoli interventi che magari non si vedono perché, per darle un'idea, in questi 5 anni di amministrazione abbiamo investito più di 2 milioni sulla difesa del suolo. Sono interventi che magari i cittadini non vedono subito perché sono piccoli interventi sparsi sul territorio, dal rifacimento di muri vicino alle strade, dalla sistemazione di frane, da piccoli smottamenti, però sono tanti, più di 2 milioni. Tenga conto che solo 1 milione è relativo ai danni che ci sono stati con Vaia e quindi al ripristino e sistemazione di problematiche collegate a Vaia, e di questo dobbiamo ringraziare i fondi che sono arrivati dalla Regione Veneto e dal Ministero. Ecco, naturalmente la difesa del suolo si vede se non lo fai, soprattutto Esatto, no? esatto. E in caso di calamità o di problemi anche insomma più leggeri, è sempre valido e importante il piano di protezione Certo. civile. È importante anche che i cittadini conoscano perlomeno dove ammassarsi, no? In caso Certo. di necessità. Diciamo che Vaia ha fatto emergere molto questo aspetto qui, perché prima di Vaia forse se ne dava poca importanza o comunque non aveva così l'attenzione. Vaia ci ha fatto comprendere a tutti, a noi sindaci in primis, che bisogna essere molto attenti, ci vuole una cura del territorio per evitare, perché chiaramente eventi come Vaia creano comunque problemi, ma se c'è una difesa del suolo attenta può limitare le problematiche che nascono con eventi così estremi. E poi ha posto l'attenzione sui quadri di protezione civile, che forse non erano sempre aggiornatissimi, mettiamola così. Noi abbiamo fatto l'aggiornamento nuovo, in realtà Limana l'aveva già un piano aggiornato, però andrebbe aggiornato periodicamente. Abbiamo fatto recentemente un aggiornamento grazie anche all'Unione Montana Valbelluna, perché noi l'abbiamo in unione appunto con l'Unione Montana, e adesso faremo delle serate informative sul territorio nel mese di marzo, in modo tale da portarlo a conoscenza di tutti i cittadini, che sappiano le zone di ammassamento, che sappiano come comportarsi in caso di emergenze, anche se chiaramente speriamo che non serva, ecco, che sia l'estrema precauzione che noi abbiamo, ma che in realtà non venga mai utilizzato perché è sempre spiacevole purtroppo poi dover affrontare le situazioni di emergenza e calamità. Ecco, tra le eredità scomode di Vaia c'è il bostrico, che è un problema in tutta La la provincia. provincia e immagino anche da voi. Sicuramente Vaia ha abbattuto tante piante, ma forse altrettante quasi le sta abbattendo il bostrico, perché poi è una cosa che continua negli anni, non è una cosa che si interrompe. E noi stiamo facendo un lavoro molto importante, non solo per estirpare chiaramente gli alberi malati, quindi per cercare di contenere questa moria di piante, ma stiamo anche facendo un intervento importante di piantumazione nuova, e quindi abbiamo ottenuto dei contributi, un primo stralcio di 60 mila euro che è già stato fatto, in cui abbiamo piantato diverse, quindi nuove piante per ripopolare il nostro bosco, e adesso è in partenza un secondo strato di altri 50 mila euro per andare a piantumare quelle zone che sono state devastate appunto tra Vaia e il bostrico. Quindi stiamo parlando soprattutto, Parte diciamo, alta, della per parte alta. capirci, Valmorel, Pianezze, la zona praticamente alta del territorio, sì, che è quella che è stata colpita da Vaia e che sta soffrendo del bostrico.
Insomma, difendere poi il bosco diventa anche un modo per rendere magari anche più sicuri i sentieri, i passaggi, anche le Sicuramente il attività. bosco tiene, nel senso che il fatto di avere il bosco aiuta anche alla difesa idrologica del territorio e poi è una ricchezza comunque per l'amministrazione comunale, è una ricchezza sia dal punto di vista di sfruttamento come risorsa, ma anche dal punto di vista ambientale. Quindi ci sono diversi aspetti dell'importanza di comunque ripiantumare e comunque mantenere il bosco. È a tutto tondo, diciamo, quindi è importante che l'amministrazione investa e spero che anche in futuro si continui in questo senso, ci sia la possibilità di continuare in questo senso. E cambiamo argomento, vi avvicinate o forse è proprio già avvenuto adesso, lo vedremo, a un anniversario importante. Sì, allora l'anniversario va a gennaio, ma in realtà noi lo festeggiamo ad aprile perché stiamo organizzando. Il comune di Limana è uno dei pochi comuni che hanno ricevuto la croce al valore militare e quest'anno ricorre 100 anni dal ricevimento della croce per dei fatti accaduti nella prima guerra mondiale. Ci stiamo organizzando degli eventi importanti che si snoderanno dal 18 al 21 aprile, in cui ci saranno sia eventi con i ragazzi delle scuole, ma c'è anche un bel evento il 21 che coinvolgerà tutta la popolazione, e spero non solo quella popolazione di Limana, ma anche da fuori, perché vogliamo fare una rievocazione storica di quello che è stato il conferimento della croce. Tenete conto che solitamente le croci vengono date principalmente a soggetti singoli, non a comuni. Sono pochi, appunto, come dicevo, i comuni che le hanno ricevute, quindi per noi è una cosa di grande importanza e stiamo lavorando alacremente per cercare di creare un evento che sia veramente di grande risonanza e qualificante anche per il nostro territorio, per Limana. Diciamo che poi avete anche, questa insomma è una cosa che vi portate dietro da 100 anni, no? Avete anche però una tradizione molto radicata, tra l'altro i giorni sono più o meno questi, che appunto la festa di San San Valentino, sì, c'è Valentino. la festa di San Valentino. Negli ultimi anni, dopo il Covid, la fiera classica è stata un po', diciamo, un po' meno, però si sta cercando di riattivarla un po' alla volta. Infatti domenica 18 ci sarà comunque in piazza, ci saranno un po' di attività con delle bancarelle. Faremo anche una mostra in collaborazione chiaramente con la Proloco, perché tutte le attività sono gestite insieme alla Proloco, una mostra d'arte nel Palazzo Municipale che sarà inaugurata sabato pomeriggio, sabato 17. E quindi, diciamo, gli eventi vanno avanti, poi ci sono serie di incontri, di tematiche. La volontà è un po' quella di tornare nei prossimi anni soprattutto a ricreare quella fiera che era tradizionale per Limana e che purtroppo col periodo del Covid ci ha un po' impedito di farla, e speriamo che un po' alla volta tra il Comune e la Poloco si riesca a ripartire anche con questi tipi di eventi. È successa una cosa che succede con tanti sindaci, si rievocano delle vecchie emergenze, vaia il Covid, finito il Covid, o meglio sulla coda finale c'è stato poi il problema del costo dell'energia, Certo. del costo dei materiali, della difficoltà magari di fare partire alcuni cantieri. Sotto il punto di vista del risparmio energetico vi state muovendo, vi siete mossi? Noi abbiamo lavorato molto sul discorso del risparmio energetico, anche il Comune, come dicevo, abbiamo fatto degli interventi sui palazzi municipali per comunque riqualificarli sotto questo profilo, ma abbiamo lavorato anche sul discorso dell'illuminazione pubblica, che è stato un tema molto dibattuto a Limana e che ha creato anche un po' di disguidi, e io sapete ai cittadini che mi scusavo dei disguidi che c'erano, ma purtroppo non avevamo altre possibilità se non quella di spegnere alcune zone o comunque di ridurre molto l'illuminazione nel 2022, quando c'è stata la crisi energetica. Diciamo che un po' le bollette si sono venute incontro, nel senso che è rientrato l'emergenza, però dico anche che il Comune per fortuna aveva, in momenti in cui non si pensava ancora a questa crisi energetica, aveva già avviato un piano per sostituire completamente tutti i punti di illuminazione di Limana, trasformandoli a LED, perché avevamo tutti i lampioni vecchi. E questo ci ha consentito di portare a termine questa operazione. Attualmente Limana può vantare un efficientamento energetico di tutti i punti luce sul territorio e quindi abbiamo riacceso completamente l'illuminazione pubblica. Siamo riusciti a tornare alla normalità. So che ci sono ancora comuni che comunque hanno situazioni ibride, noi per fortuna abbiamo ricostruito la normalità. Ho chiesto un po' di pazienza ai cittadini che, insomma, in alcuni casi sono stati un po' più sofferenti, altri me l'hanno compreso perché abbiamo dovuto chiedere appunto in certi periodi di contenere molto l'illuminazione. Adesso questa problematica è superata per fortuna e ritengo che comunque anche in casi, cosa che mi auguro non capiti, di eventuali aumenti ancora, noi siamo pronti perché con l'efficientamento che abbiamo fatto non dovremo più avere problemi a livello di gestione dell'illuminazione pubblica, che è stato il grande cruccio dell'anno scorso, insomma. Strade illuminate, strade sicure, non basta l'illuminazione però per essere sicuri in strada. E avete pensato a un evento, un percorso
per i giovani soprattutto. Esatto, la strada è sicura sicuramente perché stiamo investendo comunque sulle asfaltature e tutti gli anni mettiamo circa 200.000 euro di asfaltature. Non sono sufficienti perché ci sarebbero di più, dico io, no? Perché comunque il territorio è ampio, però abbiamo investito continuamente. Adesso investiamo invece sui giovani per la sicurezza stradale. Vogliamo partire a breve con un corso di guida sicura destinato ai ragazzi fra i 16 e i 23 anni. Perché 16? Perché a 16 possono prendere il patentino, quindi possono avere la moto, iniziano a usare i mezzi sulle strade, i mezzi anche che possono essere pericolosi se non usati correttamente. E vogliamo partire con un corso che dovrebbe porre all'attenzione dei giovani il problema appunto del fatto di essere attenti nella guida, ma di essere in grado di innanzitutto di comportarsi adeguatamente, quindi l'uso di sostanze, il non abusare di sostanze alcoliche, cosa significa nel caso di uso di sostanze guidare, ma anche il fatto di essere in grado di fronteggiare l'emergenza su una strada, dal ghiaccio o altri imprevisti che possono essere, quindi creare consapevolezza nei giovani nel fatto che la guida è importante, è una cosa che tutti noi lo facciamo, ma che molte volte viene sottovalutata perché non mettiamo solo a rischio la nostra vita, ma anche la vita degli altri. Per cui la volontà è creare consapevolezza nei ragazzi. Ecco, questa secondo noi è la fascia d'età, quella più, fra virgolette, a rischio, è la fascia 16-23, quindi ci stiamo concentrando e mi auguro che tanti giovani aderiscano a questa iniziativa. Nelle ultime settimane c'è stata una novità che era un po' nell'aria, nel mondo dell'amministrazione, insomma, dell'amministrazione pubblica, ovvero l'apertura a un mandato in più per i sindaci tra i 5.000 e i 15.000, per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, che è il caso di Rimana. E quindi la domanda, la stiamo facendo un po' a tutti, è: avete iniziato a pensarci? Sì, ci state arrivando? Allora, diciamo che questa modifica era nell'area, ma francamente finché non è stata fatta non ce l'avevamo considerata tantissimo. Io come sindaco avevo pensato di dedicarmi ad altro, sinceramente. Comunque ci stavamo già muovendo come lista, perché volevamo comunque che la lista continuasse e che ci fosse un proseguo per l'attività nel comune di Limana. La cosa andando avanti, adesso ci stiamo ragionando, è una novità, stiamo riflettendo con tutto il gruppo, io ci sto, anch'io personalmente ci sto ragionando sopra, e vediamo, ecco, comunque il gruppo lavorerà, sta lavorando e una lista sicuramente continuerà il lavoro che l'amministrazione Zanetta ha fatto con o senza il sindaco attuale, insomma, ecco, questo voglio dire, noi comunque continueremo con il nostro progetto. In questi anni il lavoro in municipio è cambiato? Tanto, tanto secondo me, io ho visto gli ultimi 10 anni, quindi non so, probabilmente anche chi mi ha preceduto potrebbe dire la stessa cosa, perché il mondo è in evoluzione in tutti i settori, però io ho notato la differenza tra il primo e il secondo mandato, è stato molto più complesso, è complicato, bisogna molta attenzione, forse il primo mandato io l'ho fatto anche lavorando in parte, perché non avevo tempo pieno, il secondo mandato era impossibile farlo lavorando. E secondo me ci vuole anche competenza, cioè non si può improvvisarsi al giorno d'oggi con tutte le incombenze che ci sono all'interno di una giunta, ci vogliono persone con competenze, questo sì, quindi insomma è un lavoro che forse delle volte è sottovalutato dall'esterno dei cittadini, finché non si prova non si capisce appieno cosa significa fare il sindaco. Ecco, e poi naturalmente è importante creare la continuità, certo, insomma, anche all'interno delle giunte, no? Sì, per questo anche nell'ottica proprio della competenza, perché chiaramente avere delle persone che possono andare avanti, che sanno anche quello che serve il progresso, sicuramente si facilita il lavoro degli uffici e si può fare un ottimo lavoro anche proprio come programmazione. Avere un gruppo ex novo sarebbe molto complicato, insomma, da gestire, secondo me, da come la vedo io da sindaco, e poi è chiaro che se i cittadini decidono qualcosa di diverso è sovrana la volontà dei cittadini, per cui non si discute, però la continuità sarebbe importante dal mio punto di vista, proprio per poter continuare con questo, con le incombenze che ci sono, che sono tante e che molte volte i cittadini non comprendono perché non la vivono direttamente sulla loro pelle, la vivono indirettamente, ma finché non è diretta non si capisce appieno cosa significa. Si vede il risultato finale, esatto. Si vede l'impalcatura, si vede però il lavoro. Non si capisce cosa c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro, e quindi solo chi è là che vede il lavoro, non solo dell'amministrazione, anche degli uffici, perché bisogna dire che io sono orgogliosa di dire che il Comune di Limana ha dei dipendenti veramente capaci, competenti, che credono e che sono molto dediti al comune, e senza di loro non si farebbe niente. Quindi non si rende conto del lavoro dell'amministrazione e degli uffici comunali, che sono il binomio dei due. È fondamentale per ottenere i risultati. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.